Are you ready? Ciao a tutti e bentrovati a TCG Television. Questa volta, dopo molto tempo, torniamo a parlare di World of Warcraft Trading Card Game. Sempre perché, da ritorno da Lucca, ho approfittato del nuovo crafting program che è stato stabilito di recente riguardo World of Warcraft. Cosa consiste questo? Consiste che consegnando lì alla fiera o adesso, da adesso in poi spedendo 12 bustine vuote in lingua italiana delle ultime 8 espansioni di World of Warcraft, è possibile ricevere una nuova bustina del blocco 7 sigillata e in omaggio due carte crafted, che sono carte promozionali ottenibili solo tramite eventi, e in aggiunta una carta loot 1/3. Le carte sono totalmente nascoste, quindi non si può scegliere cosa si riceve. Stessa cosa per la bustina. Potrebbe capitare una bustina di Betrayal of the Guardian, War of Ancient o dell'ultima espansione che abbiamo visto di recente, che adesso mi sono perso il nome, ve lo dico subito, è Reign of Fire, un lapsus. Quindi direi che possiamo saltare i convenevoli e iniziare. Se ci riesco in modo decente a sbustare questo pacchettozzo. Come prima cosa vorrei andare a vedere le carte in omaggio, quindi lascio il pacchetto per ultimo. Distribuito in questa carinissima bustina di un demone succube. Abbiamo le tre carte. Quest'ultima è una Crafted Justice 6 Deflecting Brimstone Band, adatta per il DK, Death Knight, Paladino e Guerriero. Se il tuo errore subirebbe danno da un eroe o alleato per ogni uno di questi danni, aggiungi un segnalino su questo oggetto. Il tuo eroe a salire 1 per ogni segnalino pietra su questo oggetto. Niente male, peccato che si cala a 6. Un po' difficile da giocare. Usiamola per spizzare le altre. Ancora Justice. Wood of Wind and Flesh. Per il mago, il prete e il warlock. Quando questo oggetto entra in gioco, guarda le prime tre carte del tuo mazzo. Rimuovine una dal gioco a faccia in giù e metti il resto in fondo al tuo mazzo. Se hai 7 o più risorse, tappa questo oggetto e metti la carta rimossa sulla tua mano. Oggetto abbastanza inutile anche questo. Vediamo la loot. È una Sandbox Tiger, loot 1/3 dell'espansione Blood of Gladiators. Passiamo ora alla bustina, sperando che ci riservi qualcosa di più interessante, visto che le crafted purtroppo non erano quelle due tre che, una nessuna di quelle due tre che cercavo. È un parecchio tempo che non sbusto una bustina di World of Warcraft. Vediamo se mi ricordo il giochetto. Le ultime tre davanti, non c'è la loot. Sulungulo Tauren. Evoca fiamme orco con scritto umano. Apertura del portale oscuro. Fuga da Dornhold. Annientatore guardia diabolica. Sigillo della legione. Veggentomba viandante del tempo, mano del terrore, ottima comune, soldato guardia del fato, iniziamo con le non comuni, progenie di Yakis, questo qua è un po' difficile da trovare, quindi bene, Miro Lumastis,
Determinazione eterna, frammento del virtuoso, poi abbiamo la carta Sigil of the Guardian, che sono diventate totalmente inutili perché non esiste più il vecchio programma Crafted, dove consegnando questi oggetti come riporta qui, collezionandone 6 di questi, si riceve una carta Crafted promo. Andiamo a vedere la rara O, magari epica, che è una carta orda, è rara, è un 3-4 ed è Draka. Poteva andare meglio, però non è malaccio. Ciao a tutti e grazie.